Questa ragazza vede una nave da crociera arrivare ad alta velocità verso la spiaggia. Lo dice alla sua famiglia, ma a nessuno sembra importare. E tutti si addormentano, ma poi li sveglia e dice che, secondo lei, la nave si stava avvicinando un pochino troppo. La bonazza quindi svegliò il padre, ma lui pensava che la nave si sarebbe sicuramente fermata. Tutti andarono nel panico, raccolsero le loro cose e iniziarono a correre. Mentre fuggivano, la nave da crociera si schiantò sulla riva e alla fine iniziò a rallentare a causa della sabbia. Il ragazzo allora iniziò a registrare la nave sul suo telefono mentre continuava ad avanzare sulla spiaggia, abbattendo ombrelloni e uccidendo, purtroppo, solo una donna golem da 8 di Elisir. Usciti, chiesero a un poliziotto cosa fosse successo e lui disse che i sistemi di navigazione della nave erano falliti e che stava succedendo in tutto il mondo. Quando tornarono a casa, non c'era internet e quella notte ci fu una trasmissione d'emergenza in televisione che diceva che la Corea aveva hackerato l'intero mondo, ma poi scoprirono che...